sera gatto, possiamo dire di nome e di fatto, perché sei stato il più rapido in piena area a raccogliere quel pallone, a insaccarlo. Ci racconti un po' l'azione? Sì, intanto buonasera. Sì, è stata diciamo abbastanza istintiva come giocata, perché essendo un attaccante comunque senti che sei in una posizione diciamo vantaggiosa per fare gol, quindi non ho il pensiero nella testa ancora, lì è istinto, mi sono girato e ho fatto gol. Cosa hai detto Pinese per appena sei entrato? Dove doveva andare a girare nella fattispecie? No, vabbè. Quella parte del campo. No, mi ha detto diciamo di entrare, di fare la differenza, che è il motivo per cui io sono qui, quindi sono stato bravo e anche ci vuole sempre quel pizzico di fortuna a risolvere diciamo una partita comunque complicata, perché vanno fatti anche i complimenti a Roma City, che è un'ottima squadra organizzata e ben allenata. E niente, mi ha detto di entrare carico, di trascinare la squadra, che in quel momento magari era un pochino in difficoltà, però siamo riusciti ad avere un atteggiamento positivo che ci ha permesso poi di vincere la partita. È stata una mossa vincente, il mister ha confermato che la nostra sfida era stata preparata in questo modo in settimana, cioè lavorare, cercare di colpire magari sui tanti in quelle cose. Sì, è chiaro che per giocatori diciamo come me non è mai bello partire dalla panchina, però essendo un professionista comunque già, voglio dire, il 13° campionato che affronto, quindi so come sono queste dinamiche che magari gli allenatori valutano nell'arco dei 95 minuti la partita. Devo dire che lui ha avuto ragione e io gli ho dato ragione, perché poi sono entrato e ho fatto gol, e quindi è chiaro, divento decisivo io, però penso che sia merito anche di tutti i componenti che hanno fatto parte della gara dei 90 minuti, perché comunque anche chi ha giocato ha dato il massimo e poi noi abbiamo dato quelle forze fresche che ci hanno consentito di vincere. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto prima a mister Chianese: 3 giornate, 7 punti, ve lo aspettavate, ci credevate? Ma partiamo dal presupposto che comunque noi già dal ritiro abbiamo comunque una grossa responsabilità, che è quella della piazza, che è comunque una piazza che da tanti anni aspetta di fare un campionato di un certo livello. È stata costruita una squadra nuova con giocatori importanti, ma comunque nuova, quindi partire così è chiaro, adesso è tutto bellissimo, però noi ci siamo diciamo sempre preparati partita dopo partita per cercare di fare risultato. Poi dopo ci sono giornate dove magari riesci, giornate dove magari non sei bello da vedere, ma comunque la porti a casa. Ciò vuol dire comunque il valore della rosa è una rosa comunque importante.